e si potrebbe molto agevolmente mostrare, come ho provato a fare nel mio studio, come Ratzinger abbia provato a incarnare un'estrema resistenza rispetto al mondo della tecnica, del relativismo e dei mercati, riaffermando l'unione di religione e ragione. Si capirebbe ben poco dell'operato di Ratzinger se lo si presentasse come pure è stato fatto, come un semplice oscurantista, come ha fatto tra gli altri Flores d'Arcais, come un semplice rigurgito di antimodernità e di oscurantismo di una fede che vuole delegittimare la ragione. Al contrario, Ratzinger ha provato nel suo operato a rimettere al centro l'unione saldissima di ragione e fede, direi quasi anselmianamente l'idea di una ragione in cerca della fede e di una fede in cerca della ragione. Ecco perché Ratzinger continuamente si richiamava ai grandi filosofi del passato e anche di un passato più recente, come Hegel e Heidegger, oltre che naturalmente Platone, Aristotele, e ai grandi esponenti della teologia occidentale. Ha provato a tenere insieme ragione e fede in un mondo in cui stanno crollando insieme ragione e fede, perché la civiltà dei mercati sta determinando la morte non solo di Dio e della fede, ma anche della ragione. E quindi Ratzinger ha rappresentato sotto questo profilo un estremo tentativo di resistere a questo processo, laddove la neochiesa liberal progressista di Bergoglio, quella che vuole piacere al mondo più che a Dio, a differenza di quella di Ratzinger che voleva piacere a Dio più che al mondo, è una neochiesa che sostanzialmente è totalmente appiattita sulle ragioni del mondo, nel senso a cui prima facevo riferimento, il buon cristiano oggi è il buon consumatore, il buon cristiano è colui il quale crede nei dettati della civiltà dei consumi. La neochiesa liquida, liberal progressista, e forse anche post-cristiana di Bergoglio, è una chiesa di completamento della civiltà dei consumi, è una sorta di grancassa teologicamente corretta dei messaggi della civiltà dei consumi. Non è difficile mostrare come il sacro, l'eterno, l'anima, il divino siano i grandi assenti del discorso di Bergoglio, che è puntualissimo nella disamina dei grandi nodi problematici del nostro presente, dalla questione green alla questione migrazioni, dalla questione globalizzazione, a tutte le altre questioni che innervano il nostro presente. E tuttavia non c'è alcuno slancio verso il trascendente, verso il sacro, non c'è alcun riferimento alla grande teologia nei suoi discorsi. Se voi leggete ad esempio la Fratelli Tutti, è un semplice manifesto di globalizzazione spinta e di apertura incondizionata che potrebbe recare la firma di un qualsivoglia aedo della globalizzazione neoliberale. Se voi leggete la Laudato Si', trovate una notevolissima sensibilità per la questione green che potreste analogamente trovare in qualsiasi difensore dell'ambiente. Se voi leggete la Amoris Laetitia, trovate una declinazione dei temi dell'erotica e della famiglia che di fatto produce più incomprensioni che non chiarezza. C'è un passaggio giustamente discusso in cui Bergoglio non lascia bene intendere che fare con i divorziati. Voi sapete che dal punto di vista della Chiesa cattolica i divorziati non hanno il diritto alla comunione. Bergoglio, in un passaggio equivoco, non lascia capire come comportarsi, sicché, questa è la conseguenza, in Polonia hanno continuato a non somministrare l'Eucarestia ai divorziati e in Germania invece hanno preso a somministrarla. Quindi si è prodotta una situazione di anomia, il vostro parlare sia sì, no, no, diceva Cristo, e qui invece abbiamo una confusione che genera equivoci. Ecco, Bergoglio da questo punto di vista sembra essere la figura ideale di riferimento per un mondo post-cristiano che
di fatto traghetta i cristiani verso la civiltà dei consumi, illudendoli che l'essere buoni consumatori sia anche essere buoni cristiani.